Siamo con il dottor Innocenzi di UBS. Siamo in una giornata molto particolare perché sta riemergendo, sia a livello di significato che a livello anche di visitabilità, stanno riemergendo due collezioni di due collezionisti milanesi, e ci chiedevamo per UBS quale fosse il nuovo senso, il nuovo significato di un'operazione di tale sostegno e quale tipologia di anche di apporto culturale UBS potesse considerare significative per quelle che sono le attività di un gruppo come della sua portata, insomma. Allora, parto da quest'ultimo punto. UBS ha un legame forte con l'arte contemporanea e viene, se vogliamo, proprio dal fatto che è un punto d'incontro con i nostri clienti, che molto spesso sono collezionisti e comunque appassionati e fruitori di arte contemporanea. E questo è un percorso che è reso più facile dal fatto che UBS stessa è collezionista di arte contemporanea. Abbiamo 35.000 opere nei nostri vari uffici del mondo, e quindi c'è un incontro, un'affinità che viene proprio dall'essere collezionisti e di incontrarci con i nostri clienti su queste basi. Contemporaneamente UBS è a Milano. L'Italia è uno dei paesi strategici per UBS, e quindi a Milano abbiamo iniziato un percorso l'anno scorso, un percorso che sta andando avanti e andrà avanti l'anno prossimo con la Galleria di Arte Moderna. E qui vengo alla prima risposta, alla risposta alle prime delle due domande. È un percorso con la Galleria di Arte Moderna iniziato l'anno scorso, che è un misto di iniziative finanziarie culturali, perché alla sponsorizzazione classica invece abbiamo associato il fatto di dare un contributo anche culturale. Quindi l'anno scorso c'è stata una mostra, Year After Year, che è stata una mostra nella quale alcune opere su carte della collezione UBS sono state presentate qui in Gamma. Abbiamo dato un contributo per la ristrutturazione di alcuni locali di Gamma, e andando avanti in questo percorso oggi proseguiamo con questa valorizzazione, questa nuova esposizione di Grassi e Wismar, di queste due splendide opere. Quindi, come ha detto bene lei nella domanda, è un misto di un contributo finanziario e culturale, proprio perché è un percorso che nasce per unire questi due aspetti. Sì, è molto interessante la diversità delle operazioni che avete fatto. L'anno scorso vi siete inseriti in Gamma, e quest'anno addirittura avete dato vita, nuova luce, a risorse che erano già in Gamma. Quindi vi state radicando sempre di più, e credo che il prossimo percorso espositivo che voi proporrete di arte contemporanea darà ancora un nuovo seguito, un nuovo significato. Ma com'è cambiato il rapporto, come si sta intensificando il rapporto tra GAM e UBS, e come secondo lei questo fatto di storicizzare sempre di più in maniera diversa, perché Grassi e Wismar hanno delle collezioni comunque che riguardano tutto il Novecento e anche parte della fine dell'Ottocento. Come secondo lei questo tipo di collezionismo, che è diverso rispetto al collezionismo contemporaneo, può dare nuovo senso anche a quelle che sono le operazioni e attività di UBS? Credo ci dia senso, perché entra in questo rapporto speciale che abbiamo con la Galleria di Arte Moderna. Queste sono due collezioni splendide da valorizzare della galleria, sono due patrimoni della città di Milano, se vogliamo, queste collezioni. E quindi ci sembra naturale che sia il terzo pilastro di questa collaborazione, quella in cui aiutiamo Gamma semplicemente a migliorare i propri spazi espositivi, quella in cui diamo un contributo nostro diretto, e infine quella del aiutare a valorizzare un patrimonio artistico di Gamma, e quindi della città, che già esiste. Quindi è proprio un terzo elemento complementare agli altri due per far capire questa partnership a tutto tondo.
A questo punto le chiederei semplicemente un augurio per i visitatori, un pensiero o un augurio da formulare per chiunque visiterà. Il mio augurio è di sorprendersi un po', perché il vedere queste due splendide collezioni unite di fatto in un'unica esposizione, in un'unica nuova esposizione, beh, può dare sensazioni e apprezzamenti che prima erano più difficili. Grazie ancora. Grazie.